Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il TG Rock. Queste le notizie principali di oggi, martedì 9 febbraio. Kendrick Lamar e The Weeknd nominati ai prossimi Grammy Awards. Annunciate le prime date del tour dei Sorge, il progetto di Emidio Clementi dei Massimo Volume. Ed infine la rivista Forbes ci svela gli under 30 della musica più influenti. Kendrick Lamar, The Weeknd e Little Big Town, quest'ultima band country poco nota al pubblico europeo, sono i primi performer annunciati in vista dei prossimi Grammy Awards, la cui cerimonia di premiazione si terrà come sempre allo Staples Center di Los Angeles il prossimo 15 febbraio. Con ben 11 nomination, Lamar è considerato il grande favorito alla prossima edizione, sfiorando il record stabilito da Michael Jackson quando nel 1984 collezionò 12 candidature. Tra gli altri possibili protagonisti della serata di gala c'è anche The Weeknd, in corsa con 7 nomination. Parliamo adesso di emergenti. Un annuncio postato su un social network, qualche giorno di prova e i primi pezzi già iniziano a prendere vita. Sembra uscita da un film anni 90, la storia degli Hidden Hind, giovanissimo quintetto di Brescia che pubblica il proprio EP d'esordio per Sherpa Records. 5 tracce che fondano le loro radici nel primo shoegaze, suoni sognanti e a tratti oscuri che si mescolano a strutture e melodie così pop da far venire in mente i Beach Boys o i Radio Depth. Ci ascoltiamo il primo singolo e videoclip. Clip Picture Show. Abbiamo ascoltato il nuovo singolo e videoclip degli Hidden Hind, Picture Show. Torniamo a parlare di mainstream perché sono state annunciate le date del primo tour dei Sorge, progetto di musica elettronica nato nel 2014 da Emidio Clementi, cantante dei Massimo Volume, e Marco Caldera, produttore musicista e tecnico del suono. Il duo sarà protagonista di 7 concerti tra fine febbraio ed inizio aprile a sostegno dell'album di debutto dal titolo La Guerra di Domani, che ha visto la luce il 5 febbraio per La Tempesta Dischi. Per i Sorge, tappe a Ravenna, Firenze, Bologna, Torino, Brescia, Milano e Roma. Il ritorno dei formati analogici è sicuramente uno dei trend più forti degli ultimi anni. Mesi fa Rockit aveva riferito come le fabbriche di audiocassette stessero aumentando nuovamente la loro produzione e parallelamente si fosse tornati a costruire nuove presse per la stampa dei vinili. Ora l'austriaca Horsch House ha annunciato che è pronta per lanciare un nuovo banco analogico per registrare su bobina, il principale metodo di registrazione analogica fin dai primi anni 50. Si chiamerà Project
R2R e sarà presentato ufficialmente al prossimo High End Show di Monaco a maggio. Ecco i concerti di oggi, martedì 9 febbraio. Singapore Sling all'Astro Club di Fontana Fredda in provincia di Pordenone. Chaos India alla Fabbrica degli Artisti di Verona. Rover al Bico di Milano. Clepsidra all'Open Baladin di Cuneo e gli Orc al Mister Music Off di Modena. La rivista di economia e finanza statunitense Forbes ha pubblicato per la prima volta una classifica riguardante le 30 più influenti personalità europee sotto i 30 anni nel mondo dello spettacolo e dello sport. Una buona fetta, un terzo del totale, di questi under 30 appartiene alla scena musicale. Partendo dalle pop star inglesi Adele ed Ed Sheeran, si prosegue con Sam Smith, Ozier, il frontman dei Falls, Yannis Philippakis e Florence Welch. Anche il mondo della musica elettronica è ben rappresentato con la presenza di Afrojack, AVC e DJ Snake. Per la rubrica Buon compleanno facciamo tanti auguri a Jimmy Percy, cantante inglese delle leggende punk Sham 69, che oggi, martedì 9 febbraio, compie 61 anni. È tutto per questa edizione, appuntamento a domani con l'informazione musicale del TG Rock.